Per concepire l'infinito, Giacomo Leopardi aveva bisogno di un limite, di un carcere immaginario, di una dimensione di chiusura per la sua mente ed il suo spirito. L'infinito si può scorgere, non può essere visto. Si può vagamente sentire, non udire, non si può cogliere, percepire. Leopardi sviluppò l'idea della siepe carcere affinché potesse lavorare l'immaginazione, la vera grande linfa ispiratrice della sua poesia. La siepe è il filtro attraverso il quale una visione imperfetta della realtà permette alla mente di fingere e creare l'illusione dell'infinito e dell'eterno. Giacomo Leopardi, 200 anni fa, ci ha svelato e affidato il vero segreto dell'arte. Custodiamolo. Io direi di fare un applauso nel nome, nel pensiero e nel ricordo di Giacomo Leopardi. Noi ci troviamo qui. Questo luogo magico è l'Ermo Colle, che insieme a Palazzo Leopardi, l'Orto Giardino delle Suore, insieme al Centro Studi, il Centro Mondiale della Poesia, la piazzuola del Sabato del Villaggio, la casa di Silvia. Una sacralità indiscussa, unico. Essere qui in questo luogo, il luogo dell'anima, è emozione pura. Uno dei posti più visitati in assoluto, questa scritta famosa che vediamo in tutto il mondo, letta, osservate con il desiderio naturalmente di leggere tutto il testo, l'infinito, qualora non la si ricordasse magari a memoria, è giunto così attraverso segnalazioni da parte di insegnanti, di studenti in visita allo scriptorium dell'antica bottega amanuense relativo alla mancanza proprio qui sul colle di un supporto dove poter leggere questi versi famosi. Infatti lo abbiamo migliorato, lo abbiamo messo in sicurezza, lo abbiamo ristrutturato, abbiamo contribuito a riaprire l'orto dell'infinito, che oggi è gestito dal FAI, ma che è del comune, che era chiuso da tanto tempo, che è diventato un museo. Quindi stando prima dicendo che questo diventerà il luogo dei selfie, perché oggi viviamo anche di questo, viviamo di social e si presterà tantissimo a questa attività. Quindi ben venga questa. Quindi a tutti voi un caloroso saluto, in primis alle autorità presenti, a loro in particolare all'amministrazione comunale, oggi rappresentata dal sindaco Antonio Bravi, e dall'assessore alle culture, al turismo Rita Soccio, e alla famiglia Leopardi, nella persona della contessa Olimpia, va il nostro più sincero ringraziamento per la concessione e la convinta condivisione di questo gesto simbolico intriso di un profondo valore umano. Il maestro Mallius, attraverso il suo riconosciuto e innegabile talento artistico, con generosità è riuscito infatti a trasferire in questa targa quello che Vinicio Danoni ha lasciato non solo a noi familiari, ma alla nostra amata Recanati, ossia la memoria di un'esistenza dedita al lavoro, costruendo passo dopo passo, con sacrificio e soddisfazione, una realtà imprenditoriale solida che continua a rappresentare un fiore all'occhiello nelle Marche, in Italia e nel mondo. Senza retorica alcuna, permetteteci di spendere due parole su di lui, dettate dal cuore più che dalle circostanze. Nostro nonno, nel suo lungo cammino professionale, costellato da difficoltà e traguardi importanti, ci ha consegnato un'eredità significativa di cui fare tesoro. Ci ha insegnato il senso del saper fare e testimoniato, come marito e padre attento e come lavoratore e imprenditore illuminato, che essere un uomo per bene è e rimane il più grande affare che una persona possa compiere nel proprio viaggio su questa terra. Gli attestati di stima e di affetto di quanti lo hanno potuto apprezzare ne sono la prova. Se la FBT, azienda leader nel settore dell'audio professionale, in questo 2023 festeggia ben 60 anni di attività, lo dobbiamo di fatto alla sua lungimiranza, figlia di quel genius loci che da sempre contraddistingue questa città. È un anniversario a cui giungiamo con intima riconoscenza e costante responsabilità. Queste righe affisse sul marmo ce lo ricordano. Da questo meraviglioso affaccio, che ci rende noti ovunque, Leopardi ebbe a scrivere il suo capolavoro immortale. Proprio in questo Ermo Colle, così caro, il poeta Giacomo, mirando interminati spazi, ci ha fatto dono di versi che ancora adesso emozionano. Ci piace quindi pensare che anche Vinicio, nonno, allora abbia saputo guardare oltre ogni confine, con umiltà, passione, capacità e intraprendenza, lasciando un esempio pionieristico di cui farci, ora e in futuro, degni interpreti e custodi. Grazie. Essere uno che ha sempre perseguito i propri sogni, no? E quindi
lasciare questo messaggio ai bambini dicendo: ragazzi, potete sognare le cose che volete fare da grandi. È un messaggio importante, perché se si perseguisce con attenzione, con perseveranza, poi si arriva all'obiettivo. Uno di questi che è proprio alle mie spalle è proprio stato un sogno che da molto tempo avevo nel cassetto, un po' stimolato, come dicevamo, dalle grandi quantità di professoresse, insegnanti che sono venute a visitare il castello, lo scrittorium, e quindi mi sono messo a lavorare proprio per trovare il giusto compromesso per portare questo messaggio qui, in questo luogo straordinario. E quindi con gli amanuensi della bottega abbiamo cominciato a preparare questo scritto, che non ho voluto un po' scimmiottare la grafia di Giacomo Leopardi, ma utilizzare questo carattere magnifico che è il cancelleresco, che è il nostro Rinascimento, quindi pieno di svolazzi, di grazie, che arricchiscono il testo e gli danno molto lustro. E poi chiaramente questa poesia è stata incisa su marmo, che è un marmo pregiato di Carrara, e poi decorata a mano con i colori giusti per essere lasciati un po' nel tempo. E ho voluto prendere proprio lo spunto siccome io ho avuto per le mani molti autografi di Giacomo Leopardi per la mostra che è stata fatta, quindi ho voluto lasciare questo color seppia, che è un po' il colore tipico dei scritti di Giacomo Leopardi, e lavorare sui toni dell'azzurro, del blu per l'infinito. E quindi questo sogno che, ecco, avevo da molto tempo nel cassetto, l'ho portato a compimento. E quindi ragazzi, io sono convinto che quando sarete grandi, se avete dei sogni da realizzare, portateli avanti con sicurezza, con fermezza, perché si arriva sempre all'obiettivo se ci credete. Bene, non voglio dilungarmi, perché sicuramente tutti aspettiamo che leviamo il drappo. Io chiamerei il sindaco, Rita e una famiglia Tanoni, che insieme a me leviamo praticamente il drappo. Un attimo, mettetevi all'imposizione, che così riusciamo a fare la foto. No, 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 allargatevi qua, se no non vi vediamo. Allargatevi. 3, 2, 1. Malleus, devi girare, se no. Io sono contento di questo vostro applauso, ma penso che il poeta aleggi un po' nel nostro ambiente, cioè sia presente anche lui qui a essere felice di questo momento. È come se lo sentissi volteggiare nell'aere. Ad esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormì fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, è la presente, è viva, è il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.